C'è un microfono. Scusate il disguido che si è venuto a creare, non era in programma. E adesso proseguiamo con la recita di una poesia scritta da Lucio De Fina in merito a questa tragedia che c'è stata nel 1967 e poi un'altra poesia letta dalla maestra Felicetta Duzzo. L'ho fatta tanti anni fa, non certamente in questa occasione. Volevo dire, l'ho fatta tanti anni fa perché personalmente l'ho vissuta in prima persona come tanti giovani di quel tempo, avevo 17-18 anni e l'ho messa in questo libro che io poi ho pubblicato, La sciagura della galleria. Aspetta un attimo. Terribile fato, un dì di marzo avvenne, vite innocenti capì per la sventura, giovani spose, madri forse ventenni, il nero ad indossare, quale iattura. E figli inermi che per fio destino, monchi d'un tratto dei paterni affetti, avvezzi furono al pianto e nel cammino di vita soli a camminare costretti. Ahi, qual travaglio, qual dolore immane, per bimbi che il ricordo è più che duro, il viso, le fattezze, non rimane del padre di caligine che un muro. Ora cresciuti sono, grande è il rimpianto di cose arrovellate nel dolore. Le madri agli anni non ha smesso il manto che nero era e nero è il suo colore. Erano in sette quel distra maledetto, quando all'imbocco, con un gran boato, la volta si staccò quasi di netto, carpendo vite e affetti in un sol fiato. Giovani vite, giovani speranze, spegnevasi quel dì, crudele fato. Di loro ormai sono solo rimembranze che il tempo non ha mai più cancellato. Vivi perciò rimangono nei cuori di chi l'affetto non poté gustare e in cielo avvisa dolorosi fiori, candidi gigli adornano l'altare. Grazie. Scusate l'emozione. Stefanacone, povero ma io sei sventurato, che malapasca che ti viene a dire. Tutti vanno correndo a perdicato della disgrazia di una galleria. E padri di famiglia si impiccarono dentro le viscere nigre della terra. Oh, quanto è triste sto calvario amaro. Il progresso portava una terna guerra. E di guerra di lacrimi e sospiri, lo panamaro che ti faticamo. Da sta Calabria mia, china d'amori, ciò faticamo e ciò arrediamo. Grazie. Questa poesia non l'ho scritta io, l'ha scritto il nostro un paesano, tutti sentissero parlare con Pozzi per la vita, vero? Allora, l'ha regalata a me quando io insegnavo, siccome avevo a lungo il figlio di uno dei caduti
sotto la galleria Vincenzo Mabina, che per la sua bravura in matematica lo chiamavo, lo chiamavo in un, con un suo nome particolare, Pitagora. Ora questa... Vincenzo c'è qua, sì? Ciao Vincenzo, ti ricordi, no? Pitagora. Allora, sono stata molto vicina a questo ragazzo, come sempre nelle mie abitudini, con tutti, ma con lui in particolare perché aveva qualcosa che gli mancava. Ora, questa poesia, quando io andavo alla posta e andavamo lì a pagarci, lo zio abitava di fronte e mi aspettava ogni volta. E allora aveva composto questa poesia che mi ha molto emozionato. Guardi, lui nella sua semplicità e nella sua grande riflessione è riuscito, persona molto stimata, è riuscito a trasmettere a noi le sue profonde emozioni, non solo, ma anche le sue riflessioni intense e il dispiacere, il dolore, non solo per i caduti della galleria, ma anche perché la Calabria, secondo lui, non decollava, era sempre ferma. Ecco, in questa Calabria, mia terra d'amori, più fatichiamo e più arrabbiamo. Questo serva a tutti quanti, noi di Stefanacoli, anche io se sono vivo, io mi sento parte di Stefanacoli, lo sapete. E quindi penso che questo debba arrivare alle orecchie di chi governerà in futuro per cercare di fare qualcosa, cominciando dal nostro piccolo paese. Grazie tanto. Che penso che abbia toccato il cuore di ciascuno di noi, di chi ha voluto accogliere questo momento di... è un modo anche questo, anzi, per ricordare ancora di più le vittime che ci sono state. Mi dispiace che il sindaco non abbia ritenuto opportuno accogliere questo nostro invito, era un modo per ricordare la tragedia e per tornare con la mente a quel giorno, a quel lunedì di tanti anni fa, 50 anni fa. Adesso ci sarà la proiezione del video. Grazie. Ricordo volentieri la comune di mio padre come una persona molto dedita al lavoro, alla famiglia, e il fatto che lui ci sia mancato così tanto presto per quanto riguarda la famiglia, io è stato un luogo che non sono riuscita mai a trovare, nonostante con l'età e con il tempo questo dolore si è riuscito un pochino, no? Perché io ricordo benissimo quella giocata, ricordo il suono delle sirene, intorno alle due, qualcosa. Due e mezza, tre meno lenti, e ricordo con precisione una settimana prima che mio padre è tornato da loro ferito, perché loro avevano fatto una volata di mine superiore alla norma, dove non avendo fatto impalcature della galleria, lui è tornato a casa ferito, dicendo che allora sarebbe un po' a fare delle cose che forse non dovevano fare. E infatti la settimana dopo si è verificata la tragedia, perché c'erano delle legature di acqua, per le rocce. Chi di competenza forse non ha saputo calcolare bene le mine, la pericolosità, la volata delle mine che facevano, e come loro hanno fatto questa volata per buttare. Perché la volata era. La volata era un calcolo. Ma che chi calcolava? Cioè, i tecnici e i